Saluti rugginosi pazzoidi! Questa volta la intro la faccio io, perché il narratore è in vacanza. Questa stagione è qualcosa di stupendo. Benvenuti nel primo episodio. Oggi scopriremo le vere origini di Jules, la sorella di Mida. Ma prima ricordate di supportare il codice Pazox nello shop di Fortnite. Se no, banana toc toc a casa. Aspetta, ho cambiato slogan. Hai cambiato slogan. Ricordate di supportare il codice Pazox nello shop di Fortnite. Se no, banana ding dong a casa vostra. Banana ding dong. Anche oggi si shoppa il nuovo pasce con il codice TRYHARDER90BOX. Hanno suonato. Chi è? Me lo sarò immaginato. Sento uno strano suono. Ma che cos'è? Banana bang bang! Ok. Beh, dopo questa intro minacciosa, vi lascio la dolce visione di questa storia. Buon divertimento! Se vuoi, oltre il bosco c'è un piccolo club che gestisce Bananita. Qualcosa di seconda mano, ci siamo capiti. Lui ha sempre qualcosa. Anche i biglietti dell'aereo? Sì, vai lì, sempre dritto. Ti accompagnerei, ma purtroppo ho fatto una promessa. Io vado a cercare la sorella di Mida. A presto, amico mio. Ciao, Ruggine, fa attenzione. Allora, hai detto di andare di qua. Ehi, Ruggine! Ehi, prendo giusto qualcosa da mangiare e vado. Dove stai andando? Io torno all'isola. Sei impazzito? C'è solo acqua lì. Lo so, ma qualcosa sarà cambiato. Vuoi che ti accompagno io? Grazie, ma no. Tieni d'occhio quest'isola. Sai l'ultima volta che è successo? Se ho bisogno di te, urlerò Garbi puzza. Va bene. Fa un buon viaggio. Certo. Ruggine, quasi dimenticavo. Il robot che tu hai trovato, lo ricordi? Ehi, ma questo che cos'è? Guardate che carino! È un gufetto robot! Ha una registrazione di Mida! Quando il dispositivo si attiverà, dopo un mese esatto, lei apparirà. Quando il dispositivo si attiverà, dopo un mese esatto lei apparirà. Ma che... Garbi, una domanda. Da quando il dispositivo è stato attivato, quanto tempo è passato fino ad oggi? Fammici pensare. Sono passati 30 giorni e 22 minuti da adesso. Oggi? Oh no! Vado, Garbi! Ciao, Ruggine! Ciao, bello! Aspetta! Meno male che l'ho fregato a Mida. Una bella foto. Così so chi cercare. Ma che razza di luogo è diventato? Ehi! Che posticino! Un po' stile Ruggine, direi. Beh, ci vivrei volentieri qui.
Ehi, tu! Gnocca incredibile! Tranquilla, non sono qui per provarci. Ho bisogno solo di un'informazione. Per caso, hai visto una ragazza del genere in giro? Ah, peccato! Grazie! Tu non sei dei nostri. Fammi indovinare, tu devi essere il capo. Sto cercando una... Smamma, prima che ti pianti un proiettile dritto in uno dei quei buchi. Hai ragione, questo è un vostro territorio. Per voi sono un nemico. Me ne vado subito. Curioso che portino il logo degli spettri. Dopo tutto quello che è accaduto. È tutta la mattina che sto cercando! Mida! Potevi darmi qualche indicazione? È come cercare un video senza copertine rubate su YouTube! Proviamo con questa! Salve, sono Ruggi, il gatto pompato! Che è successo ai tuoi muscoli? Ciao Ruggini, ora puoi chiamarmi Kit. Entra pure. Ma mi dici cosa ti è capitato? Quando Mida ha attivato il dispositivo, un raggio mi ha colpito e sono ritornato piccolo. Ed io non volevo rinunciare. Aspetta, non ti racconto nulla. Hai ragione. Sapranno della tua storia quando ci sarà il video delle origini di Kit. Ascolta, io sto cercando questa ragazza. Per caso l'hai vista? O almeno hai visto qualcosa di strano? La ragazza no, ma conosco un tizio che sa tutto. Seguimi. Oh, grazie. Almeno inizio da qualcosa. Ehi, Kit, qual buon vento ti porta qui? Vedo che hai un nuovo amico. Piacere, sono il signore della ruggine. Per gli amici ruggine. Per caso lei sa dirmi se ha visto questa ragazza? Spiacente, non vedo quasi nessuno. Sono sempre alla ricerca della bestia marina. Si dice che sia mostruosa. Ed io la catturerò. Quasi quasi mi mangio una banana. Getta subito la banana! Banana! Gettala tu la pistola! Non sta facendo nulla di male! Ma come ti permetti di difendermi? Neanche ci conosciamo! Io difendo il mio pistola. Ego! Ok, piantatela! Abbassate le armi! Cavolo! Mi ricorda la telenovela di Deadpool sui cavoli! Antonello! Guarda che cavolo! L'ho preso qua fuori! Che cavolo stai dicendo? Ma questi sono i miei! Fatti i cavoli tuoi! Oh, e che cavolo! Presto, venite con me. Ho localizzato uno strano movimento non lontano da qui. Mondo Ruggine! È una specie di... Oh mamma! Il mare ha sparato in aria quella ragazza! Non ti preoccupare, piccola! Ruggine ti acchiappa! Ci sono! Ci sono! Non ci sono! Ehi! Mida aveva ragione! Perché continuo a sentire questo suono di un battito? Battito? Amico, lo senti solo tu! Lo sento! Lei ha un vuoto con suo fratello, come io con Iris. Cosa è successo di bello? Non so. Io...
che conosco il sole, però amo il gelo, silenzio da un po'. Credo a stento, più luce non ho. Mi dispiace, non mi credo, non mi sento. Mi giri di parole, sembra una bugia. Dico da qui dentro vorrei andare via. Non mi risparmio mai. Sto cadendo ma tu non prendermi. Lascia stare, imparerò a non arrendermi. Poi dirò che chiedo aiuto e non mi senti. Che non hai tempo per comprendermi. Cerca di baciare anche il vuoto che ho con me. Puoi toccarmi i resti bruciati dentro di me. Non perderti la polvere. Fuma anche la cenere. Fa parte tutto di me. Intossicati di me. Intossicati di me. Porto, non te lo dirò. Come mi chiamo, diversa sarò. Chi finge conforto, poi giudicherà. Io che quando mi rivento non mi stanco. Cambio nome, cambio taglio, stesso danno. Giù la maschera con i volti dipinti. Non voglio sentimenti finti. Se non hai tempo non scusarti. Più complessa di un teorema di Tarski. Paradosso della verità lo ammetto. Ma sai che con te non mento. Cerca di baciare anche il vuoto che ho con me. Puoi toccarmi i resti bruciati dentro di me. Non perderti la polvere. Fuma anche la cenere. Fa parte tutto di me. Intossicati di me. Intossicati di me. Vieni con me, ti porterò in... Non vengo da nessuna parte. Ehi, non fare con me così! Se vuoi ti lascio qui in pasto agli squali. Io li mangio a colazione, gli squali. Bene, che spreco! Salvare una come te. Ho detto che non ci vengo. Oh cavolo, e quelli chi diavolo sono? Beh, non sembrano simpatici. Questi sono pazzi! Uccidono per soldi! Oh, ci mancavano solo i mercenari! E tu sei antipatica! Va bene ragazzi! Spero che voi sappiate lottare! Ultimi! Posso mettere la musica? La musica? Certo! Fa come ti pare! Questi tizi non mi spaventano! Stai complicando le cose. Io sto cercando di portarti in un luogo sicuro, di darti una casa e di... Io non te l'ho chiesto. Ok, va bene. Partiamo dall'inizio. Piacere, io mi chiamo Ruggine. Io mi chiamo... Non sono affari tuoi. Hanno eliminato dei predoni. Quindi sei sicuro? Non sono nostri nemici. Sicuro. Il tipo della Ruggine e il gattino sono a posto. È la ragazza che non mi piace. Ha il logo delle ombre. Il primo passo falso. Sapete cosa fare. Ora che fai? Ah, ho capito. Inizia il momento, non ti parlo più. Il gufo che ho trovato era più simpatico di te. Hai trovato il mio gufo? Sì, quindi sei stata tu a crearlo. Beh, se vuoi io... Oh, mamma Ruggine! Cerca di baciare.